Bella ragazzi, bentornati dal vostro Barba Bug. Questa sera andremo ad aprire i premi VL. Sicuramente troveremo due giocatori, Mbappé qua e Neymar di qua. Poi andremo a fare le sfide Crociana Rosa della settimana. Ma per prima cosa apriamo questi due picchettini della VL. Ecco il nostro Mbappé, vediamo. Oh, attenzione, Di Maria 95. Questo qua non sapevo nemmeno che ci fosse nei picchetti. In verità io della League One non so assolutamente nulla, so solo che c'era Mbappé e Neymar, ma i resti dei giocatori non sapevo che ci fossero, non sapevo nemmeno che ci fosse Di Maria. Fatemi sapere nei commenti se Di Maria questo qua è utilizzabile, però come addio c'ho Lozano, come sapete sono un po' sunni a mettere Di Maria titolare, comunque magari come super sub potrebbe essere utilizzabile. Comunque sì, abbiamo trovato un 95 del Ligue 1, non è male. Secondo picchetto, dai. Se mi dai Mbappé come secondo pacchetto, non è male. No, ci dà un Gilmaz, un francese Klaus o questo Nabbo qua. O un Nauku. Allora, sono incerto se prendere o Klaus o Gilmaz. Non lo so tra i due cosa prendere. Destra o Zambrotta, per cui non ha molto senso. Prendiamo il 91 a questo punto, perché un terzino destro non ce ne facciamo assolutamente nulla, per cui prendiamo Gilmaz, è quello anche più alto. Non so quanto vale nessuno dei due, raga. Io proprio la Ligue 1 non la conosco e non mi interessa nemmeno sapere. Io mi sto mucchiando comunque 44 pacchetti per la settimana prossima, che escono gli 11 tots più forti di questa stagione. Quindi mi raccomando, preparatevi settimana prossima. Penso di fare una bella live martedì sera, penso. Quindi attivate la campanella. Mi raccomando, occhio alle live. Ora andiamo a fare la sfida Crociana Rosa di questa settimana. C'è il TOTS garantito della League One, il TOTS garantito della MLS e i classici incontri principali. Allora, per prima cosa andiamo a fare il TOTS garantito della League One. Allora, questa sfida cerca il giocatore squadra settimana minimo 1, valutazione squadra complessiva minimo 86, intesa squadra minimo 55, numero di giocatori in rosa 11. Qua vi basta mettere 11 giocatori, vi dico gli overall che ho usato io ho usato 1,89, 2,88, 1,86, 2,85, 1,84 e 3,83 e 1,80. Ho usato tutti i giocatori non scambiabili che avevo nel club, quindi ho fatto un po' di misto mare. E confermiamo la rosa, non c'è null'altro da dirvi. E il TOTS della League One garantito lo abbiamo fatto. Questo qua non andrò a aprirlo questa sera, perché quasi quasi, anche perché mi sembra che se mi appare nei pacchetti apribili lo apro, se no mi tocca aprirlo settimana prossima, perché se no mi tocca aprire 14 pacchetti adesso, perché nell'inventario ti tiene massimo 30 pacchetti e io ne ho 44, per cui dopo andiamo a vedere se appare il TOTS della Liga, però ho qualche dubbio. Secondo TOTS garantito di questa settimana è il TOTS della MLS. Qui vi basterà buttare dentro una valutazione squadra complessiva minimo 82, intesa squadra minimo 70. Io ho fatto un ibrida Serie A e campionato olandese. Vi consiglio di usare giocatori della Serie A che costano poco, Ibrahimovic, Zapata, Fabian Ruiz. Comunque io ho usato 2 giocatori 83, 5 giocatori 82, 2 giocatori 81 e 2 giocatori 79. Confermiamo anche questa sfida e il TOTS garantito MLS l'abbiamo fatto. Bene, anche questo dopo andiamo a vedere se ci appare nella schermata, ma ho qualche dubbio a riguardo. Ora andiamo a fare gli incontri principali, che ci darà un bel pacchetto giocatori Oro Prime. Incominciamo con l'ultima sfida, Spagna vs Portogallo. Questa sfida ci chiede giocatori Spagna minimo 1, giocatori Portogallo minimo 1, nazionalità regioni massimo 4, giocatori rari minimo 3, valutazione squadra complessiva minimo 80, intesa squadra minimo 85. Qui vi basterà buttare dentro un giocatore spagnolo e un giocatore portoghese. Io ho usato tutti i giocatori spagnoli perché ne avevo molti in casa. Usate una nazionalità e siete a posto. I giocatori nel dettaglio che ho usato io sono questi: primo, secondo, terzo, quarto,
quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo. Sfida molto semplice, confermiamo la sfida. È la prima sfida più difficile l'abbiamo fatta, quella più spendacciosa. Ora andiamo a fare la seconda sfida. Abbiamo 47 pacchetti mucchiati. Belgio vs Croazia. Questa sfida ci richiede giocatori Belgio minimo 1, giocatori Croazia minimo 1, giocatori dello stesso campionato massimo 6, giocatori rari minimo 2, valutazione squadra complessiva minimo 79, intesa squadra minimo 80. Qui ragazzi mi dispiace ma non sono riuscito a fare l'intesa anche per voi, quindi se dovete fare la squadra uguale alla mia dovete fare 10 partite con questi giocatori. Purtroppo non avendo molti giocatori nel club e avendo 50 pacchetti da aprire non ho riuscito a fare un'intesa decente, quindi se dovete usare la stessa mia identica rosa dovete fare 10 partite per fare l'intesa. I giocatori nel dettaglio sono questi: primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo. Sfida molto molto rottura di coglioni, infatti come detto ho fatto fatica a fare 80 d'intesa. Confermiamo la rosa e la seconda sfida l'abbiamo fatta. Andiamo a fare la terza sfida adesso. 48 pacchetti. Uruguay vs Paraguay. Questa sfida ci richiede giocatore uruguayo Paraguay minimo 2, campionati minimo 3, giocatori dello stesso club massimo 4, giocatori orari minimo 1, valutazione squadra complessiva minimo 77, intesa squadra minimo 75. Questa sfida è molto più semplice di quella precedente, qui vi basterà buttare dentro tutti i giocatori della Serie A e ibridate il tutto con due giocatori di altri campionati. E vi ricordo di buttare dentro due giocatori uruguayani. L'intesa questa volta è perfetta, i giocatori in dettaglio sono questi, potete usare la mia rosa tranquillamente: primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo. Come detto, qui vi basterà buttare dentro due uruguayani e dopo fate una Serie A basilare. Confermiamo la rosa e la terza sfida l'abbiamo fatta. Bene, Dio cane, quella di prima mi ha rotto i coglioni la sfida di prima. Quarta e ultima sfida, Brasile vs Ecuador. Questa sfida cerca di giocatori Brasile e Ecuador minimo 2, campionati massimo 5, nazionalità minimo 4, giocatori rari minimo 1, valutazione squadra complessiva minimo 75, intera squadra minimo 75. Questa sfida è quella più facile della settimana, infatti vi basterà buttare dentro due giocatori brasiliani e 11 giocatori del campionato tedesco. I giocatori nel dettaglio sono questi: primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo. Sfida facilissima, confermiamo la rosa e gli incontri principali li abbiamo finiti. Bene, ci darà un bel pacchetto giocatori oro prime che lo andremo a mucchiare insieme con gli altri 77 miliardi di pacchetti che abbiamo fatto in queste settimane, che abbiamo mucchiato per i TOTS Ultimate. Abbiamo ben 51 pacchetti. Voglio vedere se riesco ad aprire il TOTS garantito della League One. Vediamo se c'è, ma mi sembra che non c'è. È andato da un'altra parte, ragazzi. Mi dispiace, ma questa sera non posso fare il pack opening del TOTS garantito, purtroppo. Allora lo andrò ad aprire martedì prossimo, che arriveranno i TOTS Ultimate, quindi gli 11 giocatori migliori della stagione. Quindi andremo a fare questo pack opening di 50 e oltre pacchetti settimana prossima. Bella ragazzi, mi raccomando di lasciare like, di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella.